Beffi era un regista, il compianto Lucio era un regista, commediografo, attore teatrale, attore televisivo, un professionista che noi tutti ricordiamo con molto affetto. I tre pezzi che vi proponiamo sono delle estrapolazioni dal libro postumo Tu Peà Po, una delle sue commedie molto suggestive, scritte da Lucio, ambientata nella cintura vesuviana. Lucio era torrese, quindi molto bello, un'opera molto bella. Il primo pezzo è la scena 24esima di Tu Peà Po, appunto, e il secondo pezzo è la conclusione a margine dell'opera, c'è cioè questa conclusione in versi molto bella che si chiama appunto Dopo Tu Peà Po. E niente, in conclusione, l'ultimo pezzo non è altro che una testimonianza dell'attore, anche egli famoso, Lello Ferrara, dedicata a Lucio. Una pagina molto bella, una pagina letteraria veramente molto bella, un linguaggio aulico, preciso, culturalmente valido. Ma quello che si evince da questi tre pezzi è il sentimento di Lucio e il sentimento per Lucio. E a noi questo importa, comunicare questo. Buon ascolto. Scena 24esima, da Tu Peà Po, la cavalcata. Corrimma pa' città, pe' vicola, e pe' coppa scala, pe' coppa montagna, e pe' tutte case, e pe' coppa all'asta, che a Lucca, suonamme e trombattemme. Pe', tu 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 tu, Tu Peà Po, gente affacciate, cacciate capa, stennite sti lanzolo, culate la casanne cenere. Lavate la stilanzole morte, spannitele anche sola, stannitele in coppa stasta che saracene, qua panza e picia nera, rapite finestre, e scendete a bascia, miezza alla via, pigliatevi i cavalli e corrite a ca, a là, in coppa, a bascia, alluccate, alluccate, facetelo sentire, uomane, casi tu uomane, ce ne stanno uomane, in da stato greco, e allora scendete, uomane, che non tenete a paura. E guardammoci dentro all'occhio, senza tremare, per la prima volta. Dopo Tu Peà Po, dal libro postumo. Non è bastato il lento richiamo della notte, il rifugio delle ore senza ombre di sole, il silenzio della solitudine della dolce sorella luna, a chiudere il brano. Una cadenza, un ritmo, una pausa sotto il lento sussulto della luce quieta di morte. Non è bastato questo a dirti quanto tutto è falsamente inutile, inespresso, non detto, smorzato, lento, noia. Allora perché ti struggi nel voler ad ogni costo dire quanto è bello, quanto è estremamente divino, proprio divino celeste, essere uomini fra uomini? Essere uno e massa, e poi cadenza, pausa, ritmo, silenzio, nota, stridio di mare di gabbiani, sabbia, cenere, impronte di mani e di piedi, di un corpo e due, incastrati come fossili antichi ricordi di un'era senza storia, quando l'uomo era solo una voce, un lamentevole singhiozzo di lacrime senza Dio. Piccolo Faust, tra le testimonianze a margine del libro Tu Peà Po, dedicato a Lucio Beffi. Il testo è di Lello Ferrara. Intorno è buio fitto, ma nell'ombra senti palpitare chiarori imminenti. Intorno è silenzio denso, ma sai che è culla di suoni venturi e non tomba di parole già morte. Una luce, da dove? Illumina un lembo di terra e disegna il profilo panciuto e regolare di un terrazzo saraceno. Poi scivola oltre e carezza candide lenzuola stese al sole, che per incanto mettono ali e svolazzano, anarchiche e fanciullesche, come pagine squadernate. Un uomo, occhi puri, raccoglie quei fogli, li compone e il radioso e appassionato li legge. Forse il mago Cotrone. Si irraggia di mille colori il buio circostante, si popola di suoni e di voci il silenzio, le mani disegnano forme che si fanno carne e sorriso, la voce caverna,
si spezza in tremori di pianto o si accende in splendori di vita. I fantasmi si fanno creature e con sapienza ed ardore l'uomo mago organizza il tragico gioco di morte e di amore che ha nome teatro.